Buonasera da Giovanni Paristo, bentornati in spazio di approfondimento oggi dedicato al recente decreto sostegni approvato dal Consiglio dei Ministri dopo insomma un confronto anche su alcuni aspetti sui quali c'è stata così qualche tensione, a cominciare dalla famosa cancellazione delle vecchie cartelle esattoriali. Il decreto complesso, ha detto Draghi, si indirizza a una grande platea i cui pilastri sono il sostegno delle imprese, al lavoro, alla lotta contro la povertà. Il nostro obiettivo è distribuire più soldi e più velocemente possibile, vale 32 miliardi, 11 andranno alle imprese, ci sarà una piattaforma per effettuare questi pagamenti che inizieranno l'8 aprile per chi avrà fatto domanda. Se tutto andrà come previsto, 11 miliardi entreranno nell'economia nel mese di aprile. Mica male come annuncio. Vi presento subito i nostri ospiti in studio, eccezionalmente in studio oggi, di solito ormai in studio non abbiamo quasi mai nessuno per ovvi motivi, ma siamo molto contenti di salutare Massimo Rivoltini, che è la presidente di Confartigianato Cremona. Buonasera a tutti. Buonasera anche ai nostri ospiti collegati. Per restare con gli artigiani, il vicepresidente della CNA Marcello Parma, buonasera. E buonasera anche ad Andrea Badioni, che è il presidente della Confcommercio di Cremona. Allora, il decreto sostegni è stato approvato da qualche giorno e in questi giorni insomma è stato letto, perché è un decreto corposo, e poi sono stati espressi giudizi non particolarmente lusinghieri. Le critiche non mancano, chi più chi meno, perché insomma si sostiene che questi 32 miliardi non siano sufficienti. Con i nostri ospiti tenteremo di capire in particolare quali sono gli aspetti meno condivisibili. Intanto è già stato presentato, devo dire in questo caso a tempo di record, il modello e le istruzioni per richiedere il contributo a fondo perduto, richiesta che dovrà essere fatta dal 30 marzo al 28 maggio. E allora iniziamo con ordine. Rivoltini, cosa va e cosa non va di questo decreto tanto atteso? Beh, allora, luci ed ombre. Partiamo con le luci, cerchiamo di essere positivi all'inizio. Noi abbiamo notato che con questo decreto c'è un deciso cambio di passo, nel senso che le disposizioni sono precise, sono circostanziate, ci sono delle tempistiche e ci sono delle cose che noi abbiamo chiesto e sono state messe. Quindi all'inizio, noi abbiamo sempre detto, all'inizio proprio dalla pandemia, abbiamo sempre chiesto disposizioni precise, capibili, percorribili, veloci. E qui devo dire che su questo lato ci sono, nel senso che per esempio è stato eliminato il discorso dei codici Ateco, quindi è stata allargata decisamente la forbice di contribuzione, è stato tolto il riferimento bimestrale sulla la comparazione dei fatturati, è stato messo quello annuale. E questo è abbastanza positivo. La problematica colossale è quella che comunque le cifre non andranno a coprire le perdite di certi settori specialmente, e quindi probabilmente le nostre aziende, quelle che hanno sofferto molto, soffriranno ancora, e anzi sicuramente i 5, 6, 7, 10 mila euro non cambieranno la situazione. Draghi ha detto che questo era quello che si poteva fare, poi rivedremo. Sicuramente questo non è sufficiente. Una risposta parziale, ma è il massimo che potevamo fare. Quindi crediamo. Io a questo punto non so, gli crediamo? Anche perché secondo me il problema grosso è tuttora la sopravvivenza, come abbiamo detto, ma secondo me il vero problema sarà la ripartenza. Mm-hmm. Teniamo presente che noi abbiamo ancora in sospese tutte le cartelle esattoriali, quindi prima o poi le richiederanno. C'è tutto il discorso legato alla sospensione dei mutui, c'è ancora la sospensione dei licenziamenti. Quindi cosa succede? Quando ripartiremo, perché ripartiremo, altrimenti moriamo, avremo poi un fardello molto 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 pesante che dovremo andare a rielaborare, che in questo caso noi siamo fermi, quindi dobbiamo sopravvivere, poi dovremo ripartire, quindi potrebbe essere una zavorra che graverebbe sulle aziende tanto quanto lo stop. Allora, comunque in questo caso sono stati previsti sostegni, diciamo così, a tante aziende, anche di settori che in precedenza insomma avevano ricevuto poco o nulla, che agiscono nell'ambito del turismo, della cultura,
dell'agricoltura, dei matrimoni, dello sport, non ultima anche la filiera della montagna, le filiere agricole, eccetera, eccetera. Ma torniamo a noi, torniamo agli artigiani, sentiamo anche il vicepresidente della CNA Parma, il presidente Bozzini, insomma, è stato piuttosto critico, in particolare sulle un numero di imprese eccessivo escluse dai contributi, viene criticata molto la soglia del 30%, no? Sì. È corretto, cioè ricordiamo che allora lo stanziamento, che è di circa 32 miliardi, che è comunque pari all'entità massima dello scostamento di bilancio autorizzato dal Parlamento, ha dato come contributo a fondo perduto i soggetti titolari di partita IVA che quindi svolgono attività e che abbiano un ammontare di compensi e ricavi del periodo entro il 31 dicembre 2019 non superiore ai 10 milioni di euro. Il contributo spetta se l'ammontare medio mensile del fatturato dei corrispettivi 2020 è inferiore al 30% rispetto a quello del 2019. E qua dove il presidente Bozzini sottolinea il fatto che il 30% come soglia di accesso alle perdite base annua esclude troppe imprese. Ci sono tantissime aziende artigiane con perdite entro il 30% che non beneficeranno del contributo. Dato puntuale del nostro territorio, che solo un'azienda su tre avrà accesso al sostegno. E in più un sostegno che è veramente irrisorio rispetto alle perdite accumulate. Bene lo stralcio del codice Ateco, CNA è in prima linea dai primi mesi della pandemia, no? Per stralciare il riferimento Ateco che ha escluso dai ristori precedenti tantissime filiere e categorie. Bene invece il fatto che vengano riportate le perdite su base non più di due mesi come nel precedente decreto, ma annuale. Io sottolineo un aspetto: che nel decreto ci sono poi altre novità di interesse, tra cui l'intervento diretto per la gestione dei costi delle bollette elettriche, la proroga del blocco dei licenziamenti, la proroga della cassa integrazione, la proroga del rinnovo dei contratti a termine. Il punto critico secondo me deve ancora arrivare, nel senso che il 30 giugno prossimo scadono sia il blocco dei licenziamenti, sia la cassa integrazione, sia soprattutto la moratoria sui finanziamenti. E ieri l'ABI sottolineava che se non ci sarà una proroga, che noi chiediamo con forza, sono a rischio circa 2,7 milioni di italiani, e non mi riferisco solo a imprese ma anche a privati che hanno avuto accesso alla moratoria. CNA chiede anche con forza il recupero di IVA su crediti non riscossi. Abbiamo tantissime aziende che non hanno percepito il pagamento puntuale delle fatture dopo aver pagato l'IVA e dopo aver sostenuto i costi del lavoro svolto. Quindi ecco, questo è un po' la situazione. Io spero che quello che ha detto Draghi, che dice è il momento di dar soldi e di non prenderli, venga evidenziato nel prossimo documento di economia e finanza, che spero venga presentato entro il mese di maggio, dove si spera che il sostegno abbia un importo poderoso, perché così non si va avanti, le nostre imprese stanno morendo. Chiaro. Allora, a proposito delle bollette, precisiamo, vengono destinati 600 milioni di euro per scontare le bollette elettriche per i mesi di aprile, maggio e giugno alle attività commerciali e alle piccole imprese. Un taglio delle componenti fisse della bolletta per le utenze non domestiche in bassa tensione, in particolare sulle voci di trasporto e gestione del contatore e oneri generali di sistema. Beh, insomma, su una bolletta io non so questo quanto inciderà, quanto calerà la bolletta, credo, insomma, beh, dipende poi ovviamente. C'è anche da dire questo, che sì, incide, perché la parte non legata al costo puro è molto elevata, però se le aziende sono ferme di elettricità ne consumano molto. Secondo me non è la bolletta elettrica che è quella che incide molto sulle spese di una ditta ferma. Sono altre spese. Andrea Badioni, allora, presidente della Confcommercio, sappiamo che i commercianti insomma attendevano ovviamente con ansia, diciamo, questo decreto, però mi pare di capire c'è parecchia delusione, è così?
Sì, guardi, non le nascondo l'entusiasmo iniziale che, come diceva il collega Rivoltini, era dettato dal fatto che c'era uno snellimento burocratico che faceva ben sperare anche alla modalità di accesso a questi fondi. Il grosso problema è il divario che c'è tra la dotazione finanziaria messa a disposizione e il vero e proprio vantaggio che un'azienda ha. 11 miliardi a fronte di 3 milioni di soggetti beneficiari da un contributo molto basso. Se poi ci aggiungiamo la soglia del 30%, come sottolineava il collega di CNA, capisce che il contributo è davvero risicato. Un esempio pratico: un ristorante che fatturava 500 mila euro di fatturato, con una perdita del 30%, gli spetterebbero poco più di 4 mila euro di contributo. Capisce che la bolletta non se ne parla neanche di pagarla, ma soprattutto non è neanche quello lo start su cui ripartire per investire sul proprio futuro. Ecco, l'aspetto positivo è che il governo Draghi è ben disposto a rimodulare man mano che le problematiche si fanno alla porta questo tipo di finanziamenti. Bisogna capire da lì a rimodulare quante aziende sono effettivamente messe alla gogna in maniera irreparabile. Purtroppo, ecco, ma io vedo qui il suo collega della FIPE, Lupi, fa l'esempio, che poi in pratica è quello che diceva anche lei poco fa, di un'azienda che appunto ha avuto una perdita sul fatturato medio mensile tra il 2019 e il 2020 che di almeno il 30%, altrimenti non ha nulla, e che comunque fatturava mezzo milione di euro a 5.500 euro. Sì, sì, cioè. Esatto, cioè, lui ha fatto la fotografia ufficiale del settore. Guardi, quello che va in qualche modo ad alleggerire il peso economico di un'azienda sono ancora gli ammortamenti sociali, cioè quelle forme di intervento che sgravano l'azienda di costi vivi, quindi il personale, l'attribuzione della cassa di integrazione, la proroga dei licenziamenti, l'assorbimento dei costi vivi sono quelli che alleggeriscono. Però capisce che su una perdita di 150.000 euro, un contributo di 5.000 euro è poco sostenibile per un'azienda qualsiasi, ma non siamo in difficoltà da 3 mesi, per cui si dice vabbè, accontentiamoci, siamo in difficoltà da 1 anno e mezzo, e questo è purtroppo, certo, un dato che se poco meno di un anno fa eravamo qui appunto per tentare di capire come parare il colpo, dopo un anno questo colpo sta diventando insopportabile. Ora, guardi, se posso permettermi, sì. Giovanni, un dato che stiamo trascurando un po' tutti, e mi ci metto in primis io, è quello che alcune aziende che hanno investito nel 2019 a fronte di una sicurezza di stabilità, certo, di mercato, si sono tirate dietro un debito che quello non viene conteggiato a fronte di un fatturato reale del 2019. Quindi a un debito si è aggiunto un altro debito, ma se questo si protrae per tutto un anno, è anche difficile calcolare qual è l'impatto economico che un'azienda ha dovuto sopportare per far fronte a questo periodo pandemico. È molto difficile avere una finestra reale su quello che è la perdita di esercizio. Certo, perché poi ovviamente ogni azienda fa storia a sé. Lei dice, le aziende che hanno fatto investimenti, che quindi hanno in corso finanziamenti che devono restituire, no? Ogni mese prevede la restituzione di una certa cifra, ovviamente non fatturando nulla. A quel punto, in qualche caso, nei casi più fortunati, i finanziamenti sono stati congelati, ma credo che siano casi piuttosto rari, non so, Rivoltini. Sono casi molto rari, poi il congelamento o la posticipare un pagamento è, tra virgolette, allungare una miccia, nel senso che noi dobbiamo sminare il congegno prima che la miccia prima o poi ci arrivi, quindi diciamo che queste soluzioni sono soluzioni temporanee nella previsione di una ripartenza sicura che, devo dire, non è arrivata nei tempi in cui avevano detto, perché io mi ricordo che quando ero stato agli Stati Generali con Conte aveva detto, no, per Natale vedrete, state buoni, stiamo buoni, soffrite, poi dopo ripartiamo. In realtà poi Natale è arrivata la mazzata, è arrivata la seconda mazzata di Pasqua. Allora, nel mio mondo, che è quello dolciario e quello anche dell'amico Badioni, quest'anno quantomeno si eviterà la stupidaggine e l'ottusità dell'anno scorso di aver sottratto le pasticcerie la l'asporto, però naturalmente
gli introiti sono veramente risicati, veramente risicati. Ecco, allora, ovviamente dicevamo tante le categorie che sono state interessate, certamente tra le più colpite le aziende del commercio, i pubblici esercizi, insomma sappiamo anche con queste zone rosse, no, quanto stanno soffrendo, perché chi non riesce a lavorare almeno un po' con l'asporto, insomma in quel caso veramente la situazione è drammatica. Credo che tutto sommato Parma con gli artigiani, ecco, quanto sta incidendo, in che modo sta incidendo sul vostro settore, perché è un settore molto, come dire, trasversale, che forse tutto sommato riesce comunque, no, a portare avanti un certo tipo di lavoro e di volume d'affari. Sì, le confermo. In effetti, allora, le chiusure oggi sono tra il 3 e il 6%, quindi sono relativamente basse. Confermo il dato di prima, che il peggio deve ancora arrivare e arriverà dopo il 30 di giugno, quando verranno meno i sostegni. La categoria in genere non ha risentito più di tanto, perché non è sotto le regole che hanno gli esercenti, no? Non so, no, idraulici, i falegnami continuano tranquillamente a fare i loro lavori, ovviamente ognuno, i carrozzieri, i trasportatori, c'è comunque una previsione di calo di ribasso, ma direi sostanzialmente contenuta. Ma volevo, se posso, ricollegarmi al discorso che ha fatto prima il Presidente Bagnino sulla burocrazia, che secondo me è un male ormai radicato in profondità e che dobbiamo estirpare. Vi do un dato, l'ho letto ieri, mi sono spaventato. Dice: la Banca Mondiale sulle procedure burocratiche connesse all'attività di impresa, quindi noi, ci vede al 63° posto al mondo tra gli ultimi dei paesi dell'OCSE, no? L'OCSE è l'Organizzazione per lo Sviluppo Economico. È più facile oggi, 2021 marzo, aprire un'attività in Botswana, in Armenia, eppure nelle isole Tonga che in Italia. Quindi siamo veramente messi in una situazione di svantaggio di partenza che ci penalizza soprattutto per aziende magari che hanno un raggio d'azione europeo, che si va a sommare poi al famoso PIL, no? Il prodotto interno lordo, che misura, che è l'indicatore, no, della salute del sistema economico nazionale. Vi faccio un riferimento: l'Italia negli ultimi due anni ha avuto un PIL medio intorno allo 0,2, la Germania al 2. Vuol dire che un'azienda italiana ha una perdita di 20 volte il margine percentuale con lo stesso prodotto che va a esportare in Europa. Quindi, insieme a tutte queste procedure, che sono, come diceva prima il Presidente Rivoltini, stiamo allungando la miccia, ma adesso dobbiamo ripartire e ripartire seriamente, no? Perché è vero che gli introiti sono bassi, le tasse sono alte, le ripartenze sono faticose, le aziende strutturano i DVR, no? Per permettere di poter operare ognuno nella propria modalità, no? All'interno del proprio settore. Poi entriamo improvvisamente in zona rossa e capiamo che il nemico non è lo Stato, ma è il virus. Chi ci rimette è l'imprenditore, no? Cioè, questa è la realtà, è la fotografia, e la fotografia non si discute. Quello che noi spingiamo, no? Che vogliamo sempre dire, che abbiamo bisogno di avere un partner dall'altra parte, non un nemico. E la sensazione spesso è sempre che chi produce reddito viene in qualche modo attaccato, no? Ma è una sensazione, ecco, dobbiamo cercare di uscire, no? Da questa sensazione. Noi siamo in prima linea, ci metteremo la nostra, ma le istituzioni... Certo, però insomma, da questo punto di vista un po' di fiducia Draghi la dà? Parma? Di sì. Direi di sì. Badioni? Badioni, c'è fiducia da questo punto di vista? No. No. Perché il periodo è troppo lungo che è passato, difficile, deve dimostrare di meritarsi la fiducia, ecco, almeno per quanto riguarda il commercio. Certo, però anche le modalità, no? Questo modello che si può compilare online e si può spedire dal 30 marzo fino al 28 maggio per chiedere appunto questi sostegni, sembrerebbe una procedura, come dire, abbastanza semplice. Appunto, i requisiti sono piuttosto chiari. E poi questi soldi arrivano direttamente sul proprio conto corrente. Insomma, sembrerebbe una procedura chiara. La procedura è chiara.
Dopodiché io dico, io Draghi noi l'abbiamo evocato, forse l'abbiamo evocato fin troppo. C'è da dire una cosa, che le problematiche che ci sono in Italia, vedi la burocrazia, sono state accentuate, esasperate dal Covid, ma penso che siano decenni che si parla di questo. Pensare che una nazione come la nostra, che in 30 anni non ha saputo mettere mano a un problema così grosso, lo faccia in un periodo come questo, con Draghi, e Draghi vada a farmi un 180 gradi in 10 metri con un transatlantico, è un po' difficile. Allora, leggo oggi il titolo sulla provincia: la burocrazia fa più danni del Covid, ha detto Cottarelli, ospite del Lions Club a Cremona Hosta. Il male peggiore del paese può batterla solo la politica, serve convinzione, non so se questo governo ci riuscirà. Quindi insomma c'è questa percezione, però sembra che questo drago, che non è Draghi, nessuno riesca a batterlo. Quale potrebbe essere la ricetta? Cioè, perché non si riesce? Secondo me, allora, il problema è un problema molto politico, ma è un problema anche di struttura, della nostra struttura, dell'apparato statale. Noi abbiamo un dedalo, almeno dico personalmente, che per come vivo, di sovrapposizioni, di uffici, di livelli da passare. E spesso gli uffici non si parlano tra di loro, non hanno assunzione di responsabilità, per cui io penso che anche la politica faccia molto fatica, perché il problema è un problema veramente di fondo. Noi abbiamo probabilmente troppi anni di storia sulla vita, non lo so, sulla schiena, nel senso che abbiamo una stratificazione a livello di organizzazione dello Stato che è veramente iperfaraginosa, veramente certe volte al limite del tragicomico. Badioni, che idea si è fatto? Perché poi alla fine c'è questa stratificazione, come dice Rivoltini, ma poi dipende dagli uomini, no? Ci sono uffici che funzionano meglio semplicemente perché lì ci sono uomini e donne che lavorano meglio, perché ci mettono passione, competenza, si informano. Io mi meraviglio sempre, pubblico o privato che sia, quando c'è una persona che si deve occupare di un certo settore e di quel settore non legge nulla, non sa nulla, non si informa. Non te lo devono dire gli altri che ti devi informare su quel settore, perché se te ne occupi, no, per dire, no, poi dipende anche dall'impegno di ognuno di noi, o sbaglio? Guardi, lei ha centrato perfettamente qual è il sistema burocratico italiano. Noi siamo il paese della triplice coppia e molto spesso lo snellimento delle procedimenti burocratici è lasciato alla benevolenza dell'operatore che in quel momento le inoltra la pratica o l'assiste per un finanziamento o semplicemente per aprire un nuovo contratto. Ecco. Se tutta questa diciamo questo crogiolo di intermediari in qualche modo venisse ridotto e che non passasse al libero arbitrio dell'operatore in che quel momento si sta rivolgendo a lei, ma fosse una cosa unificata, standardizzata, forse la burocrazia si alleggerirebbe. Concordo con l'amico Rivoltini che è un sistema troppo arcaico quello italiano, gira troppo tanta carta, poco digitale, e questo purtroppo anche le aziende che investono per affacciarsi a nuovi mercati, a nuove idee diciamo di commercio si scontrano ancora col fatto che producono un'idea digitale ma gli serve anche un malloppo cartaceo che molto spesso è il doppio. Se vogliamo vedere le carte che si bisogna produrre semplicemente per avviare un nuovo conto corrente, per appoggiarsi su una piattaforma, per poter avere accesso a dei bandi comunali, ha già capito quello che è, per certo, cui certo. Siamo quasi per salutarci, qui poi ci siamo spostati sulla burocrazia, e d'altra parte se va a pesare anche questa sul lavoro, sul fatturato, perché poi anche quello, no? Perché ci sono talmente tante incombenze che per i piccoli, perché tenete presente un piccolo il piccolo imprenditore, tutto il tempo che personalmente deve impiegare in burocrazia, tutto il tempo che sottrae la produzione, e oltretutto il piccolo che non ha figure professionali all'interno è costretto a rivolgersi a terzi, quindi pagare consulenti su consulenti, quindi i costi diventano veramente importanti. Parma voleva aggiungere? Dico che la definizione appunto di artigiano è colui che impiega il proprio corpo e il proprio tempo in modo prevalente nella propria attività, quindi quando si deve staccare per fare quello che abbiamo detto porta via tempo alla produzione. Concordo sul fatto che abbiamo un'infrastruttura pesantissima, una politica che è ora che cambi un po'
po' marcia e che c'è bisogno di gestione delle risorse umane diverse, più snelle, e qui partirei dalla formazione, cioè me lo dico rivolto a noi, noi cerchiamo di portare informazioni già nelle scuole, perché dobbiamo tirare su una classe dirigente nuova, sì, più fast, no? Come si usa adesso, più veloce e più cosciente dei propri mezzi. E diciamo che la pandemia ha evidenziato diciamo anche le lacune digitali della nostra bellissima Italia, e spero che con il Recovery Fund certe situazioni vengano sistemate. Insomma, c'è tempo, c'è capacità e voglia, siamo qua, forza. Vedremo, diamo un segnale, come dire, di speranza e di ottimismo con Draghi, i soldi che arrivano dall'Europa e tanta buona volontà. Poi insomma sulla burocrazia ci torneremo, perché effettivamente c'è da lavorarci su parecchio. Massimo Rivoltini, presidente di Confartigianato Cremona, grazie. Grazie a voi. Grazie anche a Marcello Parma, vicepresidente della CNA di Cremona. E grazie anche ad Andrea Baglioni, presidente della Confcommercio di Cremona. Grazie a voi. E grazie per a voi. Quanto possibile, buon lavoro a tutti. Grazie per averci seguito. Punto a capo 19:30 Cremona 1. Arrivederci. Per vedere questo programma, scarica l'app o vai su cremona1.it. Con collegamenti ospiti. La richiamo io più